l'avvengo come strumento di pace. Ha preso il via il viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico, un paese dalla fede profonda ma afflitto da una serie di problemi impellenti: violenza, corruzione, immigrazione, traffico di droga e di armi. L'atteso appuntamento dopo i pellegrinaggi di San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI vedrà la partecipazione gioiosa di milioni di fedeli. Con noi l'ambasciatore del Messico presso la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, e padre Armando Flores Navarro, rettore del Pontificio Collegio Messicano. Questo è un viaggio speciale perché ha luogo nell'anno della misericordia. Il Papa, invece di ricevere i pellegrini che si recano a Roma, è lui ad andare incontro ai pellegrini latinoamericani che non possono attraversare l'oceano. È lui che si reca in America, che fa un viaggio solo per il nostro paese e pertanto sarà il primo Papa che verrà ricevuto nella sua doppia veste di leader spirituale ma anche come capo di Stato al Palazzo Nazionale. Come istituzione la Chiesa ha una presenza da 5 secoli, da quando è nato proprio il popolo messicano, come una cultura meticcia. Possiamo pensarci che dal Vaticano II in poi sono 25 diocesi che sono state create, delle 93 circoscrizioni ecclesiastiche che ci sono. E questo ci fa pensare un po' a una Chiesa che, come dicevo, è giovane, allora ha coraggio, entusiasmo, ma anche tante sfide, proprio perché vive in un contesto difficile, il contesto di un cambio epocale, di un cambio culturale. E in questo senso penso che incontrerà una Chiesa, il Papa, che ha questo senso di religiosità molto profondo, che alle volte non è ben valutato. Io ho sentito dire alcuni pensano che la fede dei latinoamericani e dei messicani sia una fede superficiale, invece io direi che è una fede semplice e profonda. Tra il 12 e il 18 febbraio Papa Francesco tenderà le sue braccia al popolo messicano, confortando tutti, soprattutto gli ultimi. Gli indigeni del Chiapas, quanti sono costretti nella morsa della violenza a Morelia, quanti sono costretti a lasciare la propria casa a Ciudad Juárez. Padre Héctor Javier Villa, prefetto degli studi del Pontificio Collegio Messicano, originario del Paso e sacerdote per tanti anni in questa difficile città di confine. Credo che una sfida è che la nostra Chiesa, i nostri Vescovi siano sempre attenti a questa realtà e dicano una parola per difendere, per aiutare, per accompagnare, per essere vicini ai nostri fratelli che cercano migliore situazione di vita, lavorare o tante volte solo essere con la sua famiglia che sta dall'altra parte, oltre il fiume. Ci sono tanti bambini, giovani, forse bambini, che cercano di entrare negli Stati Uniti e non sempre trovano condizioni per lavorare. Si parla anche di abusi o si parla di persone che non riescono a arrivare con la sua famiglia. Non si sa veramente che succede. Forte sarà anche la componente mariana del 12° viaggio apostolico di Papa Francesco. Il fenomeno guadalupano e la religiosità popolare. Il fenomeno di Guadalupe e la religiosità popolare sono un fenomeno di sociologia religiosa poco comune al mondo. Devo dire che alla Basilica di Guadalupe quest'anno vengono più di 21 milioni di pellegrini, 5 milioni in più che alla Basilica di San Pietro. È il santuario della Vergine Maria più visitato in tutto il mondo. Nel caso del Messico ci possono essere persone che non si dichiarano cattoliche ma che si sentono guadalupani. La Vergine di Guadalupe va oltre le convinzioni religiose e rappresenta uno degli elementi dell'identità popolare più profonda dell'identità messicana. L'identità popolare più profonda del popolo di Messico.